Poi questo non mai ce lo dobbiamo dimenticare, siamo qui a, come si dice, a esercitare una funzione che deve rendere possibile l'esercizio di un diritto costituzionale, che è quello del diritto allo studio, e che quindi lo studente, gli studenti sono l'elemento fondamentale. Io ringrazio da ultimo, ma non da ultimo, proprio gli studenti che fanno riferimento all'azienda, i membri del Consiglio di amministrazione che ci sono, i quattro membri il Consiglio di amministrazione che si sono succeduti in questa fase, gli studenti della commissione di controllo che ci hanno dato suggerimenti, aiuti, anche rispetto alla struttura, anche alle cose che considerano prioritarie, che hanno considerato prioritarie. Questa struttura come le altre sono per loro e mi pare giusto che sia così. Io ringrazio anche tutte le autorità che sono presenti, ma che hanno reso possibile, ci hanno aiutato in questa difficile opera, intanto il sindaco di San Giuliano, nel cui territorio ci troviamo, ma anche l'ex sindaco di Pisa Fontanelli, che a questa operazione ha dato una spinta non indifferente. Però, lo ripeto, siamo all'inizio, non alla fine di un percorso, ma all'inizio di un percorso più difficile, che è quello di trasformare questa residenza è quello che deve essere, non un dormitorio di studenti, ma un posto dove gli studenti possono vivere e possono stare. Allora, questa sfida comincia da oggi. Grazie a tutti.